Un bando dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Napoli, rivolto ai giovani talenti musicali, darà vita all'ottava edizione del Festival Giovani Suoni, la storica rassegna che rappresenta una grande occasione per i talenti musicali. 10 band della Campania, selezionate da una giuria di esperti, si esibiranno il 25 e 26 luglio al Maschio Angioino e per il vincitore ci sarà un premio in promozione del valore di 15.000 euro. Per le iscrizioni basta entrare nel portale del Festival entro il prossimo giovedì 10 luglio, mentre per le sezioni beatmaking e freestyle i termini scadono rispettivamente il 24 e 25 luglio. Una delle manifestazioni più interessanti per intercettare fermenti artistici, musicali, dai nuovi rapper, dai nuovi poeti urbani che raccontano attraverso i loro testi il disagio, le emozioni, i sentimenti, la rabbia delle nuove generazioni, della beat generation, lasciatelo dire, e gli artisti, i musicisti che in qualche modo hanno difficoltà ad esprimersi in altro modo, anche se la rete ha aperto nuovi spazi, un parco istituzionale è fondamentale per dare fiducia agli artisti. Un contest deve riuscire a sentire non i giovani suoni, ma i nuovi suoni, deve avere il coraggio di sentire e di scommettere su quello che domani potrà parlare a qualcuno. La lingua napoletana è comunque caratterizza questo tipo di musica come neapolitana, dandogli una precisa identità che è come se fosse un bollino di qualità rispetto a quello che viene prodotto in Italia, che è altamente superiore rispetto a tutto il resto d'Italia. Sì, attraverso un'esperienza e una possibilità concreta di produzione per i ragazzi che fanno musica nella nostra città. Se non credi in te la città nella quale vivi, chi è che deve credere nel tuo percorso, nei tuoi sogni? Poiché la musica è un patrimonio straordinario e i giovani ne fanno in tutti i generi, dal rap al hip hop, non soltanto un percorso personale ma anche un percorso collettivo di emancipazione della città di Napoli, abbiamo voluto rifinanziare Giovani Suoni, che giunge alla sua ottava edizione, e la cosa consistente e nuova sarà per il vincitore un vero e proprio premio in produzione, la possibilità quindi di vedere realizzato un proprio CD in 500 copie, un non sito, ma anche il videoclip, la promozione, un tour nazionale. Ecco, Napoli torna in questo modo sullo scenario musicale a mettere in campo tutta una serie di iniziative che vogliono far partire dai talenti della città il riscatto della città stessa.